Life and Life è un'organizzazione umanitaria internazionale che si occupa ovviamente di progetti umanitari per i bisognosi nel campo della cooperazione locale e internazionale. Noi abbiamo 3 sedi nel mondo, in Bangladesh, Costa d'Avorio e in Ghana, e poi noi abbiamo la sede legale a Palermo e ci sono altre sedi decentrate a livello territoriale, cioè in Italia. I nostri principali settori dell'intervento sono istruzione, salute e occupazione, ovviamente rispettando i diritti umani e tutele ambientali. Beneficiari diretti della Life and Life sono le donne e i bambini. Dal 2010 nasciamo con uno sportello Help Family, uno sportello sociale rivolto alle famiglie e alle donne. E proprio alle donne in questi anni abbiamo dedicato la nostra attività, alle donne vittime di violenza, alle donne, alle mamme, per sostenerle nel ruolo della genitorialità. In continuità con gli obiettivi che ci siamo prefissati, dal 2019 siamo divenuti capofila della rete territoriale antiviolenza Mourou, finanziata da Fondazione Con il Sud. E inoltre, sempre dal 2019, gestiamo per conto del Comune di Palermo il servizio educativo domiciliare. L'associazione Life and Life si occupa nel campo del progetto SED della presa in carico di minori, con particolare attenzione al processo educativo e didattico e parallelamente anche alla presa in carico di tutto il nucleo, con particolare attenzione alle madri. Dallo psicologo, dal pedagogista coordinatore e dagli educatori. E il servizio si occupa di seguire questi minori nella loro crescita, nel loro sviluppo, sia da un punto di vista educativo che da un punto di vista psicologico. In questi anni di attività dello sportello Mourou abbiamo avuto modo di incontrare e di accogliere soprattutto donne che erano vittime e che sono vittime di violenza. Insieme a loro abbiamo riscoperto che era possibile uscire da questa realtà e che era possibile ripartire. Loro fanno la parte più importante, che è quella di trovare il coraggio di uscire dalla realtà di un amore malato, di un amore che non è amore. A noi tocca il resto. Il progetto Mourou terminerà e noi come associazione Life and Life abbiamo la necessità di continuare a garantire un aiuto a queste donne. Ecco perché stiamo lavorando per far sì che lo sportello Mourou possa accreditarsi e diventare un centro antiviolenza, per assicurare a queste donne la possibilità di ripartire da se stesse e di conquistare sicurezza e autonomia.